Io ho avuto la fortuna di essere il primo ad andare via da Mantova, quindi quando ho vinto la borsa di studio non esisteva a Mantova alcunché di organizzazione. Dopo un paio d'anni hanno incominciato a partecipare alle borse di studio i miei amici più vicini e poi progressivamente siamo riusciti a formare il comitato e a dare un minimo di organizzazione stabile. Il centro di Mantova in realtà nacque a Via Dana nel lontano 62, quando i primi partirono grazie al centro di Cremona. Quindi nel 62 partì il primo da Via Dana, poi la seconda che partì, una ragazza, diventò poi negli anni un importante personaggio dell'esercito degli Stati Uniti, un importante avvocato. Prendemmo la nave, la famosa Seven Seas, che attraversò l'oceano per andare a New York, naturalmente, e è stato modo di conoscere tantissimi ragazzi che andavano in vari posti negli Stati Uniti, ma abbiamo creato delle amicizie che sono durate per parecchio tempo. Non ci siamo imbarcati sulla Seven Seas, ma su un'altra nave che ci ha impiegato esattamente 8 giorni arrivare a New York. Sulla nave è scoppiata l'epidemia di influenza asiatica. Era la nave che raccoglieva tutti gli europei partecipanti da tutte le nazioni. È stato un viaggio molto interessante, ma anche molto così, scioccante. Siamo arrivati a New York e c'è stato il rischio che restassimo in quarantena all'isola della Statua della Libertà, come succedeva agli emigranti di un secolo prima. Quello che affascinava era la sensazione di libertà individuale e di possibilità che c'erano negli Stati Uniti, per cui era sicuramente una grossissima esperienza a partire in quegli anni, l'enorme influenza della cultura americana sui giovani di quegli anni, quindi stiamo parlando dell'immediato post-68. La musica era assolutamente dominante, West Coast. Nel 73 sono stata l'unica studente da Mantova a partire, per cui allora le orientation avvenivano tutte in una volta, in una settimana. Per cui immaginatevi trovarsi con altri circa 180 ragazzi a San Gimignano. E indovinate chi era il nostro chaperone allora? Roberto Ruffino. Ricordo Roberto Ruffino e gli altri ci comunicavano la tipologia della reazione nel corso dell'anno, no? Cioè l'euforia iniziale seguita a una certa depressione legata alle difficoltà di comprensione, no? E magari la nostalgia di casa, poi una lenta risalita nella seconda parte dell'esperienza. Sono stati proprio questi momenti di difficoltà che rendono questa esperienza così fondamentale, perché capisci molto di più di te stesso nei momenti di difficoltà di quanto tu capisci quando le cose vanno bene. Poi il primo viaggio in aereo, la lingua che non si sapeva, internet non c'era, cellulari non c'erano, si telefonava a casa massimo ogni 4-5 mesi perché costava tantissimo. Unica via di contatto con la famiglia e gli amici in Italia erano le lettere. I punti di contatto, di comunicazione fra gli Stati Uniti e l'Europa erano molto, molto limitati. Allora non c'era, la realtà virtuale che oggi ci collega. Io sono stata fortunata perché avevo una famiglia veramente eccezionale e questi mi hanno veramente aiutato a capire di più il mondo americano, la scuola americana, i problemi che c'erano al momento negli Stati Uniti con le marce di Martin Luther King. E incidenti vari nel sud. Quello che volevano naturalmente, che è tutta l'idea dell'EFS, è di creare queste amicizie, questo understanding, non solo con gli americani, ma anche con altri di altri paesi, veramente di vedere che in fondo, alla fine delle fini, tutti pensiamo un po' allo stesso modo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, EFS ha avuto di fronte a sé la possibilità, due strade, chiudere, finire, smobilitare, sperando che non ci sia mai più la terza guerra mondiale, oppure, e questa è stata l'intuizione dell'allora presidente Steven Galati, che ha detto, se noi riuscissimo a far parlare, a far camminare la gente insieme, popoli diversi, persone diverse, forse si capiscono e superiamo le fasi di
basiche di quello che poi porta al conflitto, le incomprensioni, l'ostilità, eccetera. E come si può fare di meglio che non parlando in questo senso e facendo fare esperienze di questo tipo a dei giovani, a degli studenti, che sono i popoli del domani? Anche con me hanno centrato l'obiettivo, perché mio padre era morto in guerra e quindi per me non è stato così automatico capire che dall'altra parte dell'oceano c'era della gente che magari sparava ma che non voleva sparare. Ovviamente anche all'interno di Intercultura, per il semplice fatto che eravamo tutti diciottenni, ventenni, di quegli figli di quegli anni lì, e questi di quegli anni sono stati anche molto tesi, insomma, chiunque frequentava l'università sapeva perfettamente, erano gli anni del Vietnam, erano gli anni di piombo, di fatto, e quindi questo si è anche ricreato all'interno di Intercultura. Il centro poi di Mantova proseguì la sua esperienza per alcuni anni e poi venne interrotta. Nel 2002, grazie al fatto che io avevo due ragazzi pronti per partire, fecero domanda a Giorgio con il centro di Parma, Giulio con il centro di Reggio, e partirono entrambi. E questa è stata un po' la motivazione per cui Roberto Ruffino mi chiese di rifare il centro. Quindi unimmo il centro di Sozzara, che si era mantenuto negli anni grazie alla borsa di studio della ditta Bondioli, e il centro di Via D'Anna, e siamo ridiventati il centro di Mantova nel 2004. I nostri ragazzi, pertanto, che siano in contatto attraverso internet, attraverso il mondo della realtà virtuale con tante realtà diverse, in realtà poi viverci dentro, e non dico tanto vivere con la famiglia, perché anche questa è un'esperienza importante, però l'AFSAI, al di là della vita con la famiglia, almeno come l'ho vissuta io, erano questi momenti mensili o bimestrali dove tutti gli studenti della zona erano assieme e avevano la possibilità di scambiarsi continuamente contatti, esperienze di vita, uno da una parte, uno dall'altra, ma relative anche al proprio paese di origine. Se oggi lavoro al Parlamento europeo, se oggi vivo in un ambiente multiculturale che ritengo l'ambiente più consono a quello che è il mio stile di vita, questo mio modo di approcciarmi al mondo, lo devo proprio all'AFSAI. Le differenze nel mondo non si sono attenuate, ma si sono esasperate. I motivi per cui c'è proprio bisogno che la gente cerchi di comprendere attraverso il contatto diretto con gli altri, i motivi ci sono tutti e anche superiori. Paola finlandese, e dice una cosa: quando parte, sta a casa mia una settimana insieme a Riri, perché volevano stare assieme, erano diventate grandi amiche, e dice: io ho capito di essere finlandese in Italia. E ricordo che al mio ritorno dagli Stati Uniti io pensavo la stessa cosa e l'avevo scritto per il giornalino di AFSAI: io ho capito di essere italiana negli Stati Uniti. Quindi, sebbene l'esperienza, visto il momento storico diverso, possa essere da un punto di vista superficiale di minor impatto, io ritengo che sia ancora di grandissimo impatto, e tu scopri di essere se stessa grazie a quest'anno, a questi 6 mesi che trascorri in un altro paese. Ho deciso di partire con Intercultura per provare una nuova esperienza, e tra le varie mete che avevo messo come possibilità mi è capitata l'Indonesia, e sono stata molto felice di questa opportunità e sono anche molto fiera di aver ricevuto una delle borse di studio per il centenario di Intercultura. Oltre ai miei due figli, che sono andati negli Stati Uniti e Nuova Zelanda, abbiamo ospitato come famiglia 2 volte, quindi ho 2 ragazzi italiani, i miei figli, ma anche 2, uno degli Stati Uniti e un altro, Ned, di Wellington, New Zealand. Quindi è un'esperienza che coinvolge tutta la vita, sempre. Il centro di Mantova ha ripreso con grandi energie, e quindi credo che sia opportuno durante questo anniversario di riproporci di andare avanti ancora e di non interrompere la nostra esperienza come abbiamo fatto nel passato.